La tradizione si ripete, immutata. L'enorme folla in trepidante attesa, i suoni, i colori, la devozione. Il santuario della Madonna delle Galline a Pagani ha aperto ieri alle ore 18 le sue porte. A fare da sottofondo, oltre al brusio di fedeli e curiosi, l'immancabile suono delle tamburre. Il popolo si è poi riversato all'interno del santuario per osservare da vicino la Vergine dai boccoli d'oro. Questa è una festa che non è più festa paesana, è una festa che ormai ha travalicato i nostri confini, non soltanto provinciale ma anche regionale. E quindi è la festa dell'attesa, è la festa, dicevo prima, della primavera, è la festa del risveglio alla vita, come in primavera gli alberi cominciano a mettere le prime foglioline, no? È la vittoria, diciamo, della vita sulla morte dell'inverno. È la festa dell'agro. Io oserei dire che questo tipo di feste, oserei dire, possono diventare patrimonio dell'umanità, secondo me. Ma perché? Perché ci sono degli elementi assiali fondamentali. C'è la dialettica vita-morte, c'è, come tu hai detto, c'è questo desiderio anche di andare oltre, cercare non il divertimento, ma il divertimento nel senso letterale del termine, disvertere, cioè allontanarsi da. Secondo noi, più una società è cupa, terribile, drammatica, sanguinolenta, cupa, ossessiva, alienante, straniante, non so quali altri vocaboli trovare più, quali quella nostra, più naturalmente c'è il desiderio di creare una realtà altra. Qui noi, voi come televisione, noi che stiamo tentando di collaborare, ma soprattutto le migliaia e migliaia di persone che stanno qua e che, come ha detto Fiorentino, saranno centuplicate domenica prossima, creeranno una comunità. Attenzione, ci tengo molto a questo tema, perché oggi si usa la parola la comunità, la community virtuale. Questa è una comunità reale, persone anche che non si conoscono, che però interagiscono tra loro per il modo di pensare. Quest'ottica io dico benvengano anche queste feste popolari, feste della tradizione, in cui si rinnova un po' tutto, un rinnovarsi continuo e anche un auspicio, un segno propiziatorio per il bene che trionfa e che trionfi, e la speranza appunto di lasciarsi alle spalle qualcosa di brutto. Dai diversi gruppi di tamburari ai meravigliosi toselli sono diversi i motivi per cui vale la pena visitare Pagani in occasione di una delle sue feste più amate nel cuore storico della città. Tra le novità di quest'anno, presso il Palazzo Fusco in via Malet, è stato allestito un apposito cenacolo dalle Suore della Carità del Preziosissimo Sangue. E intanto cresce l'attesa per domani con il clou della festa. A partire dalle ore 8 trasmetteremo in diretta la solenne celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Monsignor Giuseppe Giudice, per poi seguire l'inizio della processione della Madonna delle Galline per le strade della città. Hanno potuto rivedere, cioè, attraverso le immagini trasmesse da...